Salve a tutti, in questo tutorial parliamo di correzione tonale di un'immagine. Molte volte noi apriamo un'immagine, poi attraverso le regolazioni cerchiamo di aggiustare il contrasto, l'umidità, eccetera, ma sempre in un modo molto personale. Per avere un sistema proprio preciso di correzione di un'immagine al 100%, dobbiamo trovare il punto più chiaro, il punto più scuro e il punto neutro. Per fare questo abbiamo bisogno della nostra paletta info e dei valori tonali. Quindi questa immagine, proviamo subito con questa immagine, andiamo in strumenti e selezioniamo, vedete, strumento campionatore colore. Vedete, il nostro campionatore adesso assume un più vicino in modo che ci aiuti per segnare il punto più scuro e il punto più chiaro. Ora dobbiamo andare in valori tonali, poi clicchiamo sulla pipetta, vedete qui, del nero, imposto il punto nero da campione e ci posizioniamo sull'angolo qui sinistro del punto più scuro. Quindi premiamo il tasto Alt, diventa l'immagine completamente nera e ci spostiamo verso destra. Spostandoci verso destra cominciano a apparire i primi colori, vedete? E noi dobbiamo trovare il primo punto nero e direi che vedete può essere qui all'estrema sinistra oppure qui al centro, possiamo scegliere uno o l'altro. Quindi ci avviciniamo e premo il tasto maiuscolo. Allora, dobbiamo tenere il tasto Alt per vedere il punto, vedete? Poi il tasto maiuscolo e premo. E ho già inserito il punto più nero. Poi andiamo nella pipetta che imposta il punto bianco e facciamo l'inverso. Andiamo qui sul triangolino a destra, premiamo il tasto Alt, ci spostiamo verso, vedete, tutto nero, ci spostiamo verso destra. Verso sinistra, scusate, troviamo il punto più bianco che dovrebbe essere in mezzo a quelle rocce, vedete qua. Adesso ci avviciniamo, poi premo sempre il tasto Alt, torno un po' indietro e direi che qui è il punto giusto. Premo il tasto maiuscolo, inserisco il secondo punto. Ora andiamo a vedere la nostra paletta info. Guardate, il punto prima, punto più scuro dei canali rosso, verde e blu, avevano dei valori completamente sballati. Noi per avere il nero assoluto dobbiamo avere lo 0, quindi era 26, 34, 45, e adesso abbiamo trovato il punto nero perfetto allo 0. Così come il punto bianco, vedete che qui alla destra della nostra paletta info, il canale rosso, verde e blu era minore di 2,55, l'abbiamo portato a 2,55. Se così non fosse, perché non abbiamo trovato il punto proprio preciso preciso, guardate, vi insegno come fare per trovare come portarlo a 0 e a 2,55. Torniamo indietro, clicco qui su questa freccetta, ripristina le impostazioni prefinite, torno indietro, vedete. Qui i punti adesso sono diventati ancora uguali, 26, 26, 34, eccetera. Allora, adesso andiamo, premiamo la pipetta del punto nero, poi andiamo nel colore, nel canale rosso, vedete il canale rosso è 26, quindi clicco qui sul mio triangolino e il tasto Alt, vedete, diventa completamente rosso, spostiamo questa, la paletta info. Solo con la versione Claude, nella versione precedente, voglio dire, non diventa rosso, ma comunque il funzionamento è uguale. Ci spostiamo verso destra e troviamo il punto. Scusate, guardate qui nel canale rosso, qui il valore, dobbiamo controllare quello, Quindi vedete, adesso è 2,55, ci spostiamo verso destra, quando diventa uno 0 ci fermiamo. Facciamo lo stesso col canale verde e blu, verde,
stessa cosa, guardate sempre il riferimento 34 preta info, premiamo il tasto Alt e ci spostiamo verso 255, quando diventa 0 ci fermiamo. E lo stesso per il blu, 255 e 0. Abbiamo impostato adesso tutto 0 il nostro punto nero. Facciamo la stessa cosa col punto bianco, però ci spostiamo nella pipetta dell'imposta il punto chiaro e andiamo sul canale, rimaniamo sul canale blu che siamo già, vedete, è 241. Adesso diventa 0, noi dobbiamo portare 255, ci spostiamo verso sinistra, quando diventa 255 ci fermiamo. Poi andiamo sul verde, 0, 255 ci fermiamo, e rosso, 0 e 255. Ecco qua. Ora abbiamo il nostro valore, il nostro punto nero a 0 e il nostro punto bianco a 255. E adesso qui praticamente l'immagine, vedete, è già molto cambiata. Adesso dobbiamo trovare il punto neutro e quindi la cosa diventa più difficile, qui trovare un punto neutro qua in mezzo, ma c'è un sistema molto efficace. Guardate, allora creiamo un nuovo livello, poi lo riempiamo, modifica, riempi, lo riempiamo al grigio 50%. Vedete qua la nostra paletta info, 128 infatti è il grigio neutro perfetto, perché è il grigio 50%. Ora dobbiamo impostare il metodo di fusione su differenza e poi andare qua sotto, vedete, e impostare, ecco qui, crea un nuovo livello di riempimento di regolazione. Premiamo e facciamo soglia. Ora abbiamo la soglia qui nelle proprietà, portiamo tutto verso sinistra, premiamo sempre il nostro tasto Alt, prendiamo il triangolino, lo spostiamo verso destra e quando troviamo un punto, non un punto preciso nero, ma quando si allarga un pochino, cioè una fascia un po', ecco, direi che qui in mezzo possa andare bene, ci avviciniamo. Vedete, torniamo un po' indietro, ecco, e lo metterei qua il punto. Ci spostiamo sempre col nostro triangolino e direi che qua possa andare bene. Quindi selezioniamo sempre il nostro strumento campionatore colore e premiamo, creiamo, vedete, un altro punto che è il terzo. Allora, adesso nascondiamo i due livelli che non ci servono più, torniamo su valori tonali e guardiamo la paletta info, prendiamo la pipetta, questa qui del colore neutro, e andiamo a cliccare nel nostro punto che abbiamo scelto. Ora abbiamo, vedete qua, abbiamo, deve essere 128, 123, 124, 123, e qui adesso sappiamo già fare, però dobbiamo solo muovere il triangolino questo qui di mezzo. Quindi andiamo sul nostro canale rosso, lo spostiamo fino a farlo diventare 128. Se non viene perfetto, non lasciate perdere, lasciate il punto più vicino, 127. Poi guardate qui, vedete, il valore di riferimento è 1,04, lo aumentiamo, il 4 lo facciamo diventare 5 e dovrebbe diventare 128, vedete, canale rosso 128. Poi andiamo sul canale verde e 124, spostiamo e 128, eccolo qua. Adesso andiamo sul canale blu, che è 123, vedete il riferimento, e lo spostiamo anche questo. Oh, era venuto, eccolo qua, 128.
impicciamo la nostra immagine. Adesso abbiamo il nostro punto nero 0, il nostro punto bianco 255 e il nostro punto neutro 128. E guardate la differenza nella nostra immagine. Abbiamo trovato i valori precisi del punto nero, bianco e neutro e un'immagine perfetta. Spero di essere stato abbastanza chiaro, comunque potete chiedermi qualsiasi cosa o attraverso il sito o la mia email. E niente, vi rimando al prossimo tutorial. Arrivederci.